un aiuto straordinario alla gente di questo territorio per poter vivere in realtà il cavallo, come abbiamo detto prima, il titolo del nostro spettacolo, il nobile delle Murge, un cavallo da nobili origini, e un cavallo che piano piano sta guadagnando degli spazi straordinari a livello nazionale ed internazionale. Il numero che vado ad eseguire in questo momento vuole proprio valorizzare il cavallo in un lavoro singolo con esercizi di alta scuola. Quindi vi prego di prestare la giusta attenzione e anche di perdonare spesso quei piccoli errori che sono dovuti anche alla situazione particolare di lavorare all'esterno con un po' di vento, con un po' di presenza anche di persone proprio vicinissime al nostro campo, quindi i cavalli spesso si spaventano, però a noi fa piacere sentire questo calore proprio così vicino e vi accettiamo volentieri, anzi vi ringraziamo tantissimo. Poi il risotto è un tipico nostro. Infatti. Abbiamo cercato di fare un po' di questo. Io posso assicurarvi che anni fa per costituire in Puglia una sorta di cabina di regia per quelle che erano le attività di sensibilizzazione sull'ecosostenibilità. Era iniziata itinerante, hanno fatto una manifestazione a Otranto, una edizione a Brindisi, una edizione a Bari, poi è diventata stanziale, quindi approfittando anche del quartiere fieristico di Bari è diventato un punto di riferimento, però rimaneva lì. E come tutte le cose stanziali, con poca possibilità di essere percepita al di fuori. Quindi Aspettando Mediterra è diventato questo sabato del villaggio che introduce questi appuntamenti che preparano l'evento, soprattutto portando l'evento sul territorio. E quindi grazie all'impegno del parco, grazie all'impegno delle aziende di agroturismo, si è creata una rete di sensibilizzazione che ovviamente quest'anno ha celebrato il suo primo momento, ma sicuramente in futuro avrà modo di perpetrarsi, di continuare e di crescere. Intanto però, così come si parlava con Fabio, con Luciano Azzolo, gli altri amici del Parco Nazionale Alta Murgia, l'unico parco rurale d'Italia, e c'è anche la necessità, visto il buon esito, di continuare. Allora Fabio diceva magari ne facciamo una a giugno per l'abbreviatura, e io dico perché non una a maggio per la tosatura delle pecore, anche quello è un momento importante per questo territorio, anche di suggestione visiva, no? Nel senso che è affascinante questa pratica che appartiene al passato ma è ancora moderna. Quindi queste attività hanno però un punto di riferimento comune, sto per concludere, che è quello del parco. Un parco che è nato, chi ha detto ad Antonicelli, tuo figlio in questo momento rappresenta una sorta di simbolo del parco, sono stato io, perdonatemi questa confessione, però è quello che penso, cioè il parco è nato con tante difficoltà. Non tutte le aziende agrituristiche sono di questo livello, ma non è nemmeno giusto che siano tutte così, perché poi la biodiversità è rappresentata anche da una diversa tipologia dell'offerta. Però l'importante è crederci, con iniziative che aiutino i cittadini del territorio ad essere più rappresentativi. Un'ultima cosa, quando si parla di turismo rurale, non pensiamo sempre agli stranieri, non pensiamo sempre all'Australia, alla Nuova Zelanda, all'Alaska. Dalla situazione contingente, la monnezza, la cosa, tutto ciò che accade nell'ambito della cerchia muraria della città. Ciò che accade fuori, questi territori, questi paesi hanno grandi estensioni fuori, come dire, erano sconosciuti quasi, cioè nel senso ciò che accadeva, che cosa ci posso fare?
Allora, io credo che il parco abbia cominciato a far avvicinare gli amministratori e i cittadini a ciò che sta fuori dalle mura, e quindi anche a guardare, a vedere, a rimpossessarsi e soprattutto a sviluppare una dignità di essere parchigiano da un lato, ma di essere cittadino di questo territorio, che probabilmente per una serie di vicissitudini e di vicende, inutile starle a dire, aveva cominciato a perdere o forse aveva perso del tutto. Mercoledì scorso è cominciato il processo per gli sversamenti famosi nella zona di Cervone ad Altamura. Noi siamo costituiti parte civile, lo è anche il Ministero dell'Ambiente. Quel marchio, cioè Murgia sversamento, Murgia poligoni militari, Murgia, cioè il negativo, sta e deve scomparire, sta scomparendo, per fare posto invece a una visione